Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di nuovo di timidezza. È uno dei temi che forse vi sta più a cuore perché è l'unica tipologia di video per cui continuo sempre a ricevere tantissimi commenti, messaggi privati, richieste, consigli su questo tema, quindi vedo che vi sta particolarmente a cuore, quindi mi fa piacere poter parlare in questo mio piccolo spazio. Soprattutto ultimamente, si vede per l'inizio della scuola, ho ricevuto tanti messaggi in cui mi chiedevate come ho superato la mia timidezza, come ho stretto amicizia a scuola, come svolgo le attività di tutti i giorni, le cose quotidiane, semplicemente tipo andare a fare la spesa, andare a comprare qualcosa, dover pagare le bollette, che ne so, cose di questo tipo. E quindi ho pensato di fare un aggiornamento rispondendo anche queste domande che mi fate molto spesso. Direi di partire dal fatto che io non ho superato la mia timidezza. Io sono ancora una persona molto timida. Lo so che voi mi vedete in maniera diversa rispetto a quella che ero magari l'anno scorso, 2 anni, 3 anni fa, quando ho fatto i primi video qua sul canale. Semplicemente fare video mi ha reso più sicura di me stessa, mi sento più confidente, più sicura di me, non ho troppa paura di sbagliare, di dire le cose in modo sbagliato, di gesticolare o fare espressioni strane con il viso, una cosa su cui ponevo particolarmente attenzione soprattutto nei primi video perché avevo tanta paura di essere giudicata da chi mi guardava. E adesso sì, ho ancora un pochettino paura di essere fraintesa e giudicata, però mi sento più sicura di me stessa e quindi mi sento più libera di dire quello che penso nella maniera più spontanea possibile, senza bisogno di ripetere le cose, tagliare continuamente il video. Ovviamente tuttora taglio i video, non ci sono video in cui parlo dall'inizio alla fine in maniera scorrevole, però ci sto lavorando e penso di aver fatto tanti progressi in questo senso. Fare video su YouTube mi ha reso molto più sicura della mia persona, della mia immagine, del mio modo di parlare, di rapportarmi alle altre persone. Ovviamente non sono diventata più sicura di me stessa esclusivamente facendo video su YouTube, anzi, anche perché è una cosa che ti porta ad esporti tanto e se da una parte ti dà sicurezza, dall'altra ti crea tanti altri problemi, fisse mentali ed insicurezze. Quindi quello che ho fatto io, oltre appunto a fare video e quindi, tra virgolette, esercitarmi a parlare ad un pubblico immaginario, ad espormi, a farmi vedere, ho cercato di fare qualche cosa piccolo anche nella vita di tutti i giorni. Se ripenso a 2 o 3 anni fa, io non uscivo mai da sola, avevo paura di uscire a fare spesa, a fare compere, anche semplicemente ad entrare in un locale o ad esempio se dovevo andare ad un compleanno, una festa. Avevo paura a presentarmi per prima ed andarci da sola perché avevo paura di dover parlare con persone che non conoscevo o ad esempio chiamare e prenotare un ristorante, avevo il terrore di chi... Anche adesso ho un pochettino paura a chiamare per telefono persone che non conosco o rispondere a chiamate di persone che non conosco, però ci sto lavorando. Comunque, come ho fatto a superare questa cosa? Semplicemente pian piano mi sono imposta anche di dire semplicemente ciao a uno sconosciuto o di entrare in un locale, in un ristorante e dire ciao, siamo in due. Fa veramente la differenza partire e fare una piccola cosa alla volta. Io poi lavoro in un negozio, quindi faccio la commessa e sono tutti i giorni a stretto contatto con le persone e all'inizio ero sì un pochettino in difficoltà perché mi metteva a disagio parlare con persone che non conosco, però pian piano, essendo diciamo costretta a parlare con la gente che entrava, che chiedeva delle scarpe, mi sono sempre sentita... Cioè mi sono sentita pian piano sempre più a mio agio. Anche perché pian piano nel tempo ho scoperto che non sono solo io ad aver paura a parlare con persone sconosciute, ma anche questi sconosciuti spesso sono a disagio a parlare con me che sono una sconosciuta per loro. Spero che si sia capita questa cosa. Quindi mi sento più tranquilla
pensando questa cosa, che non sono solo io ad essere a disagio a parlare con persone che non conosco, ma magari anche quella persona sconosciuta è a disagio, quindi in sostanza ci dobbiamo un po' venire incontro. E da quando ho realizzato e sono consapevole di questa cosa, mi sento sicuramente più tranquilla quando esco e non ho problemi ad andare da sola in nessun posto. Ci sono volte in cui magari mi sento più a disagio rispetto ad altre, soprattutto se devo andare in posti nuovi che non conosco, ma questo è per anche un altro fatto che non riguarda la timidezza. E però pian piano ci sto lavorando, un passettino alla volta, non c'è bisogno di fare tutto in fretta, non bisogna essere assolutamente frettolosi in questo, e soprattutto ogni persona è diversa, quindi magari per voi basta una, due volte parlare con una persona sconosciuta per sentirvi già più a vostro agio. Per me invece ancora no, ci sto lavorando. Un altro punto di cui vorrei parlare, che mi chiedete sempre in tanti, è come mi comporto con altre persone che magari conosco poco, che vorrei conoscere, come faccio a stringere amicizia e quanto mi pesa il giudizio degli altri. Allora, io in genere ho fatto sempre molta difficoltà, ho sempre avuto molta difficoltà a stringere amicizia con persone nuove. Questo perché sono una persona timida e riservata, quindi non parlo molto di me e non parlo molto di cose mie private. Questo perché preferisco tenerle per me stessa e perché soprattutto all'inizio, un po' di anni fa, avevo molta paura di essere giudicata dagli altri, soprattutto in maniera negativa, in base a quello che mi piace, che faccio o che penso soprattutto. Una cosa di cui ho ancora un po' paura, ma tralasciamola per un attimo. Se c'era una persona con cui volevo parlare, mi viene in mente ad esempio all'università, quello che facevo io era cercare un punto di incontro, un qualsiasi pretesto, anche il più stupido, tipo mi piace il tuo astuccio, ce l'avevo anche io, ma poi me l'ha fregato mia sorella, e di solito da lì partivano discorsi sugli astucci se l'altra persona era interessata a parlare, altrimenti finiva semplicemente con ho detto una cosa sciocca, va bene, basta, non parlerò mai più a quella persona. Che poi non è vero, perché magari ricapitava di parlarci e magari era l'altra persona invece a cercarmi, quindi non abbiate paura di iniziare una conversazione in maniera un po' sciocca o banale, perché è una cosa che io ad esempio ho sempre fatto. E se lì per lì magari mi sentivo in imbarazzo e mi vergognavo di quello che dicevo, poi alla fine si sono rivelate comunque delle buone tattiche per incominciare un discorso con una persona e iniziare soprattutto a prendere confidenza con se stessi e con persone che appunto non si conoscono. È un metodo che per me ha sempre funzionato, quello di cercare un punto di incontro, qualche cosa che ci accomuni, in modo da cominciare una conversazione che poi da lì parte e arriva in luoghi oscuri. Ultimamente questa cosa mi è capitato molto, non dal vivo, ma sul mondo virtuale, che per molte persone è più facile parlare con uno sconosciuto online tramite chat. Per me invece no, è ugualmente una sfida, perché ho sempre paura di quello che scrivo, che sia grammaticalmente scorretto, che siano delle cose magari senza senso, ho sempre paura di disturbare la gente, di dare fastidio, di non interessare. Quindi per me è un'impresa anche semplicemente scrivere su Facebook a qualcuno che magari sì, ho visto un paio di volte, ma che non conosco abbastanza, quindi non so che cosa pensa realmente di me, la cosa mi mette un po' in soggezione, mi fa pensare, poi rimugino tanto su quello che scrivo, e se poi invio il messaggio e non mi risponde subito alla persona, rimugino e vorrei non aver mai scritto e cancellare tutto. Quindi è una cosa che a me capita tantissimo anche online, quindi non solo nella vita di tutti i giorni. E semplicemente a volte bisogna lanciarsi, preferibilmente col paracadute, quindi quando io magari scrivo a una persona che ho visto un paio di volte ma che non conosco bene, cerco di scrivere qualche cosa, ma non troppo. Non cerco di essere troppo ossessiva, non cerco di non cerco necessariamente il dialogo subito, di parlare di chissà che cosa. Un primo approccio. Ciao, come stai? Ho visto il tuo ultimo video, mi è piaciuto molto, faccina che sorride. Invio. Stop. Ovviamente ognuno è diverso, ognuno ha i suoi modi per interagire con le altre persone, per
fare nuove amicizie, quindi fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa funziona ad esempio con voi, in modo da dare ulteriori consigli e spunti alle persone che stanno guardando questo video e che stanno cercando un modo per magari fare amicizia o approcciarsi a qualcuno di nuovo, perché magari non conoscono nessuno a scuola o all'università o sul posto di lavoro. In genere in questi contesti è più facile perché si ha sempre qualcosa di cui parlare. In classe avete storia, che palle, a me non piace il professore di storia, incomincia a parlare con qualcuno che cosa ne pensa della lezione. A lavoro c'è stato un cliente che ti ha fatto sclerare, ti lamenti di questo cliente con quelli che lavorano con te. Insomma, questi contesti creano, secondo me, dei buoni spunti per poter approcciarsi ad altre persone e parlare. Anche se inizialmente non si parla del senso della vita o di che cosa vorreste fare fra 20 anni, non preoccupatevi, va benissimo parlare anche di astucce di penne. Per quanto riguarda invece il giudizio degli altri, è una cosa che a me è sempre pesato molto, soprattutto all'inizio quando facevo video avevo sempre e costantemente il terrore di non piacere agli altri per il mio aspetto fisico, perché io ho delle insicurezze, non mi piacciono alcune cose di me, sia fisiche che non, e quindi avevo paura di essere giudicata e criticata per queste cose. Sia qua su YouTube che nella vita vera, quindi il giudizio degli altri mi spaventa non sapere che cosa pensano gli altri di me, e perché tendo a fantasticare molto su quello che io penso che gli altri possano pensare di me, ed è una cosa che ti fa entrare in un brutto circolo vizioso, quindi non ve lo consiglio. Però ho imparato pian piano a dare giusto peso alle cose, nel senso che se prima i pollici in giù, i commenti sei brutta, i tuoi capelli mi spaventano, sei antipatica, perché parli in questo modo, non mi facevano dormire la notte, mi facevano piangere e mi facevano venire voglia di chiudere il canale, e no, non sto scherzando, adesso non mi interessano. Il più delle volte questi commenti sono anche nella sezione degli spam, quindi non ho neanche bisogno di cancellarli, ma altre volte non mi interessa neanche cancellarli, perché chi se ne frega, non voglio dare attenzione a queste persone che vogliono semplicemente sfogare la loro negatività su di me. Quello che invece mi pesa sempre di più è il parere delle persone che conosco di persona, che siano amici, parenti, amoroso, insomma, il loro giudizio invece per me conta tanto, e a volte forse troppo. Quando mi fanno un'osservazione, una critica, un appunto, magari lì per lì sì, ok, però poi passo appunto le ore a rimuginare, a ripensare a queste cose, e a volte ci sto veramente male, ma non perché lo fanno con cattiveria, ma perché appunto loro mi conoscono, sanno come sono, e quindi se mi dicono una cosa è perché magari è realmente così, hanno questa impressione, quindi non lo dicono per farmi del male, ma per aiutarmi, per crescere, e quindi io cerco sempre di scervellarmi, di capire come fare per migliorare. Secondo me spesso tendiamo a curarci troppo dell'opinione degli altri, del giudizio degli altri. Questo non vuol dire che non dobbiamo rispettare l'opinione di altre persone. Io rispondo sempre alle critiche, agli insulti in maniera pacata, educata e gentile, perché io sono fatta così e non ha senso rispondere all'odio con odio, anche perché come si fa ad odiare una persona che non si conosce realmente? Io non ne ho idea. Però spesso mi è capitato di avere dei diverbi con persone che manco conosco e che non mi conoscono, però ho sempre cercato di rispondere in maniera chiara, onesta, come la pensavo io, in maniera gentile e pacata, perché non ha senso arrabbiarsi per queste cose, non ha senso starci male per queste cose, perché appunto se sono persone insoddisfatte della loro vita e se la vogliono prendere con te perché hai un minimo di successo o hai avuto il coraggio di fare una cosa che loro non farebbero mai, beh, è un loro problema, non è un problema tuo. Stessa cosa che mi capita con le persone che magari sono invidiose di me. È un problema loro, perché devo starci male io? Io spesso mi sono ritrovata a stare male, ma malissimo, perché alcune mie amiche erano invidiose di me. Ma spiegatemi, perché devo stare male io? Cosa ho fatto di male? Se per una volta nella vita sono sicura, ho avuto il coraggio di farmi i capelli di questo colore, sono felice del lavoro che faccio qua su YouTube, ho delle piccole soddisfazioni, perché devo stare male? Quindi
date il giusto peso all'opinione degli altri. Una cosa che mi è venuta in mente adesso parlando dei capelli è che da quando tinto i capelli sono molto più sotto il riflettore rispetto a prima. Prima ero una persona qualunque, banalissima, quindi mi confondevo molto fra la gente. Adesso invece molte persone quando passo per strada mi guardano perché è un colore di capelli inusuale, quindi spicco maggiormente fra la folla, diciamo, ed è una condizione che a volte sì, mi mette un po' a disagio perché io non sono abituata a questo tipo di cose e mi mette in imbarazzo perché sento di dover comportarmi in un certo modo perché la gente mi vede più facilmente, quindi se inciampo su un San Pietrino sono fritta, tutti se lo ricorderanno per tutta la vita che quella coi capelli viola, fucsia, quello che è inciampata su quel dannatissimo San Pietrino. Beh, anche in questo caso bisogna dare il giusto peso alle cose, ed è una cosa che mi ripeto continuamente. E all'inizio mi metteva molto ma molto a disagio, adesso ho imparato ad accettarlo. Se le persone mi additeranno perché sono un pochettino goffe ma destra per strada e si ricorderanno che una tizia con i capelli del mio colore è inciampata, caduta, ha fatto una figuraccia, pace, io in quel posto non ci rimetterò mai più piede. Semplicemente cerco sempre di trovare un lato positivo, una scappatoia a questo tipo di situazioni imbarazzanti, perché tanto capitano a chiunque, non solo a me, voglio sperare. In sostanza quindi io non ho superato la mia timidezza, semplicemente sto cercando di lavorarci su e di accettarla, diciamo. In alcune situazioni mi mette sì in difficoltà, mi mette a disagio, ma quello che cerco di fare io è di non perdere il controllo della situazione, di cercare di stare tranquilla e fare quello che posso. Se mi riesce di parlare con una persona sconosciuta, chiamare per prenotare il ristorante, bene. Se no mi faccio aiutare da qualcuno, e non c'è niente di male nel farsi aiutare da qualcuno. Ognuno ha i suoi tempi, bisogna sperimentare poco alla volta, e io per adesso mi sento abbastanza bene con me stessa. Mi piace il lavoro che sto facendo su me stessa, mi sento più sicura di parlare a persone che non conosco, mi sento più sicura a girare da sola. Non sono più così tanto dipendente dagli altri come lo ero magari 2 o 3 anni fa, perché sto cercando appunto di lavorare molto su quegli aspetti della mia timidezza che mi impediscono di interagire con gli altri, che mi mettono magari in alcune situazioni imbarazzanti, di disagio, che mi limitano e non mi permettono di essere magari chi sono realmente. Non penso che essere timidi sia un problema, lo è quando mi blocca dall'essere chi sono realmente, quindi io sto cercando di lavorare in questo senso. Penso di essere finita a parlare di tutto tranne che forse della mia timidezza, però questo era in generale una sorta di aggiornamento barra risposta a domande frequenti che mi fate su questo tema. Spero che possa esservi utile in un qualche modo, che possa aiutarvi a capire che non c'è nulla di male a essere timidi e che bisogna semplicemente fare un passettino alla volta se volete migliorare qualcosa di voi stessi. Spero di nuovo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!